una nuova luce sui mosaici del Duomo di Pesaro, un nuovo sguardo, quello offerto dall'intervento finanziato dalla Fondazione Scavolini, che ha portato in questo periodo primaverile a intervenire sul pavimento della Cattedrale di Pesaro, ampliando le finestrature già presenti, ampliandole di 42 metri quadrati e portando ad oltre 200 metri lo sguardo sul tesoro sotterraneo custodito dalla Cattedrale. Sfruttando una struttura che era già pensata in questa prospettiva quasi 25 anni fa, oggi finalmente abbiamo dato seguito, grazie ovviamente anche all'interessamento e al finanziamento di una realtà come la Scavolini, la Fondazione Scavolini, così legata a questo territorio, a questa città. E quindi sono molto contento, orgoglioso e partecipo dell'orgoglio del popolo pesarese. E lo scorso anno, quando Pesaro è stata eletta capitale culturale italiana e soprattutto anche alla vigilia del Giubileo 2025, ci è sembrato giusto riaprire il cantiere qua all'interno del Duomo. Siamo riusciti in poco tempo ad ampliare le vetrate, sono altri 40 metri quadri, ma sono infatti in posizioni strategiche che ci permettono di vedere entrambi i mosaici, quello superiore e una parte anche di quello inferiore. Siamo veramente felici di aver portato avanti questo progetto in così poco tempo. E con le soluzioni adottate davvero un'ampia parte del mosaico è resa visibile e mette alla luce poi tanti simboli davvero interessantissimi, e quindi sarà un'esperienza da vivere quella di entrare e di leggere e quindi conoscere cosa rappresenta questo pavimento che ci narra di una storia, di una presenza cristiana che risale al IV secolo, quindi all'era cosiddetta paleocristiana, cioè i primi secoli del cristianesimo. E questo davvero ci dice come ciò che oggi è la Chiesa, dopo 1600 anni di storia, ci dice che c'è una continuità tra questa storia, in questa storia che ha delle radici così lontane.